Ciao ragazzi, benvenuti e ben ritrovati nella mia cucina italiana. Fra il 1976 e il 1978 in Campania nasce forse l'ultima grande ricetta della tradizione italiana. Lo chef Enrico Cosentino realizzò una delle ricette che da lì a poco sarebbero entrate all'interno del patrimonio dell'Italia intera, quindi una delle ricette tradizionali della nostra penisola. Qualcosa di pazzesco, qualcosa di incredibile. Di cosa stiamo parlando? Ovviamente lo sapete già, degli scialavielli. Una pasta fresca fatta in casa, veloce da realizzare, deliziosa, e che poi la morte sua sta con i frutti di mare, quindi allo scoglio, qualcosa di pazzesco. Ma non soltanto, sono fantastici anche non per fare delle preparazioni vegane, ma per fare delle preparazioni vegetariane, assolutamente yes. Comunque, vai con la sigla e vediamo la lista degli ingredienti e poi cominciamo la nostra preparazione. Oh yeah! Abbiamo bisogno di 400 g di semola di grano duro rimacinato, poi circa 100 g li teniamo da parte che ci serviranno per la fase di lavorazione ma non per l'impasto. Poi un uovo medio intero, 170 g di latte, pesate il latte in grammi così non sbagliate, 7 g di sale, poi 15 g di pecorino e 15 g di parmigiano. Poi una decina di foglie di basilico, olio extravergine di oliva circa un cucchiaio e mezzo e del pepe. Questi sono gli ingredienti di cui abbiamo bisogno. Ovviamente prima di cominciare la preparazione prepariamo tutti gli ingredienti. Questa è una lavorazione che si può fare sia manualmente che con una planetaria. Io, dato che la rete è piena di lavorazioni manuali, io la farò con la planetaria. In ogni caso, se volete farlo manualmente, seguite lo stesso procedimento, ok? Quindi sia nella preparazione degli ingredienti che poi nell'impasto. Ecco, questa è una di quelle pochissime ricette dove il basilico va tritato, quindi a coltello. Generalmente il basilico non si taglia mai a coltello perché rilascia poi delle essenze molto forti, si può ossidare e eccetera eccetera eccetera. Invece in questo caso non ci importa, anche se si ossida, perché comunque entra all'interno dell'impasto e quindi problemi zero, ok? Allora, come detto, sia manualmente che con la planetaria, ecco l'ordine nel quale inserire gli ingredienti. Quindi prima si inseriscono le parti farinose, quindi prima la farina, poi ovviamente il sale, il pecorino con il parmigiano. Potete anche utilizzare solo pecorino o solo parmigiano, sono sempre 30 grammi nel totale. Poi si mette l'uovo intero e un pochino di pepe, quindi l'olio extravergine di oliva buono, io vi ho detto prima un cucchiaio e mezzo, ma va bene anche un paio di cucchiai, un pochino in più non guasta affatto. A questo punto aggiungere il latte, perfetto, quindi come ultimo ingrediente il basilico tritato. Perfetto, se volete impastare manualmente, ora ci mettete dentro la mano e cominciate ad impastare fino a quando non avrete ottenuto un impasto abbastanza omogeneo, quindi una palla che poi continueremo a lavorare su un piano di lavoro. Io questo lavoro lo faccio fare alla macchina, come potete vedere, per ottenere questa palla faccio andare la macchina col gaggio tranquillo circa 7-8 minuti, 10 minuti al massimo, perché dobbiamo far amalgamare bene tutti gli ingredienti, dobbiamo ottenere un composto facilmente lavorabile su un piano di lavoro.
Impasto che ovviamente nelle prime fasi di lavoro, sia con la macchina che manualmente, ci risulterà molto sabbioso per poi prendere sempre più corpo e se per caso dovesse risultare eccessivamente appiccicoso, allora lì in quel caso potete aggiungere un pochino di quella semola che avete tenuto da parte, che può essere utile anche per chiudere la fase dell'impasto. La cosa importante è che quando abbiamo chiuso l'impasto, sia manualmente che con la planetaria, otteniamo questo risultato. Vedete? Un panetto bello, omogeneo e abbastanza elastico. Ora ve lo faccio vedere bene e continuo la lavorazione manualmente. Se anche voi utilizzate la planetaria, questa fase di lavorazione fatela manualmente su un piano da lavoro perché vi permetterà di comprendere bene la struttura che deve avere l'impasto. Vedete? Se mentre lo lavorate manualmente vi accorgete che risulta appiccicoso, quindi che tende ad appiccicarsi al piano di lavoro, alle mani, a lasciarle sporche, allora lì potete spolverizzare un pochino di semola sul piano di lavoro, ok? Non tantissima, poca, però fino a quando non avrete ottenuto questo tipo di impasto, ok? Così, come vi avevo detto, che deve essere elastico e deve essere anche bello liscio. Guardate, vedete? Ottenuto questo risultato, l'impasto è pronto. Ovviamente in questo momento non si può stendere, quindi, perché è nervoso. Quindi riformiamo una palla, la copriamo bene con della pellicola trasparente e la lasciamo a temperatura ambiente a riposare per circa 30-40 minuti, perché l'impasto si deve rilassare. Trascorso il tempo di riposo, l'impasto si sarà rilassato. Quindi avrà perso quella nervatura che lo rende difficile da stendere. A questo punto, dopo averlo estratto dalla pellicola trasparente, guardate, si vede, no? Che l'impasto si può lavorare senza nessun tipo di problema. Ne prendiamo una metà, guardate che meraviglia. Questa metà la rimettiamo all'interno della pellicola trasparente per evitare che si asciughi, che si secchi e poi dopo durante la stesura possano formarsi delle crepe, no? Si possa rompere. E questa prima parte possiamo iniziare poi a stenderla. Possiamo stenderla direttamente con un mattarello, così, oppure possiamo utilizzare anche una sfogliatrice, che sono quelle classiche dell'Imperia, ma ci sono anche altre marche. E come potete vedere, l'impasto è perfetto perché non si appiccica sul piano di lavoro, non ci sono problemi. Ecco, adesso in questo caso vi faccio vedere come si può fare anche con la sfogliatrice. E voilà, le gesso sono fatto. Perfetto. Ora la domanda nasce spontanea, ovvero chef, a che spessore bisogna stendere l'impasto? Allora, circa 3-4 mm, ok? Quindi un po' meno di mezzo centimetro. E la lunghezza dei scialatielli deve essere dai 12 ai 15 centimetri, più o meno, non è che dovete stare lì col centimetro, sono cose che si fanno manualmente. Adesso vi faccio vedere un attimino come si fa il tutto, lo vado a rifilare un attimino sui bordi. Non si butta questa parte di impasto, si aggiunge poi all'altra parte, all'altra metà che abbiamo tenuto da parte. E adesso è soltanto per fare un po' i fighi, poi dopo, alla fine, quando fate a casa non dovete stare lì a rifilare più di tanto. Lo stendiamo ancora un pochino perché è ancora un po' troppo spesso e poi risulterebbero troppo corti. Guardate che bello, perfetto. Sì, beh, comunque lavorarlo col mattarello è meglio che lavorarlo con la macchina, anche perché si riesce a fare meglio questo tipo di lavorazione. Guardate che bello. Perfetto. Piano piano, ancora un pochino di qua. Diamo una bottarella di qua, una bottarella di là. Bisogna dare le bottarelle, eh? Perfetto, vedete lo spessore più o meno. Adesso comunque nel taglio ve ne accorgete meglio. Perché quando è qua così sembra più fino, poi dopo quando lo tagliate invece vi accorgete che è un po' più spesso. Tagliamo a metà il tutto, track. E a questo punto abbiamo bisogno sì di che cosa? Di quella semola che abbiamo tenuto da parte. Perché? Perché
stendendolo, tiriamo fuori dell'umidità, ok? E poi tagliandolo tiriamo fuori dell'altra umidità che è quella concentrata all'interno proprio dell'impasto. Quindi se lo stendiamo, poi lo andiamo a tagliare e ci accorgiamo di una cosa che si va poi ad appiccicare. Ecco qua potete vedere meglio lo spessore che ha l'impasto. Stirateli un attimino, ok? Uno sopra l'altro, guardate, questo è il modo in cui va fatto. Dopodiché con il coltello li andiamo a ritagliare in questo modo. E voilà, guardate che meraviglia. E questi sono gli scialatielli, cioè nel senso che proprio uno si sciala quando se li sbrana. Ci sono persone a cui piacciono più fini, ci sono persone a cui piacciono un pochino più spessi, a chi piacciono un pochino più lunghi, a chi piacciono un pochino più corti, ma io credo che provarli comunque originali, come devono essere fatto, sia importante. Poi dopo uno li adatta un po' come tutte le ricette, no? A quello che è il proprio gusto. Guardate, adesso vi faccio vedere la magia. E voilà, le gé sono fatto. Gli scialatielli sono fatti. Ecco, vedete come vi dicevo prima, tira fuori l'umidità, per questo che bisogna buttargli sopra della semola. Guardate. Perfetto, eccoli qua. Sono belli pronti. Guardate che meraviglia, guardate che spettacolo. Mamma mia, ragazzi. Va bene, vi ringrazio per la vostra attenzione. Adesso vi vado a fare anche gli altri. Vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete fatto, di condividere il video con tutti quanti i vostri amici, di mettere un bel mi piace, che per me è molto, ma molto importante. In questo video, la prova dell'assaggio, vi faccio vedere un pezzettino del prossimo video dove li andrò a fare con i frutti di mare allo scoglio. Prima di salutarci, vi do gli ultimi due dettagli che sono fondamentali. Come si possono conservare? Si lasciano seccare a temperatura ambiente oppure si possono mettere in frigorifero e utilizzare nell'arco di un paio di giorni. E poi il tempo di cottura è di 4 minuti. Massimo 5, dipende un po' anche da quelli che sono i vostri gusti. Per quanto poi riguarda il discorso dei condimenti, possono essere a vostro gusto e piacimento, anche semplicemente con due pomodorini e un po' di basilico. Va bene. Ah, ve l'ho detto che il mio libro è disponibile in tutte le librerie, in tutti gli store online. Dai, se non ve l'ho detto, ve lo dico adesso. Beso e abbraccio e alla prossima video ricetta. Lo chiedo mucho. Ciao! Guardare. Ma facciamo subito la prova dell'assaggio. E la mia domanda è la solita di sempre. Ma bene, yes! Saranno buoni, ovvero o je ne sais pas. I don't know. Mamma mia, cioè, ragazzi, a parte che veramente si sente proprio il profumo, il sapore del mare, del mare di montagna.